Buongiorno a tutti e grazie per l'invito, grazie a Paolo e grazie per il suo lavoro. Io relativamente a quanto accade oggi ho un solo merito, insieme al Presidente Laglio che è venuto ed è presente per omaggiare Paolo, che è quello di aver proposto nel momento in cui si stava formando il progetto di immigrazione Paolo per quel progetto. Non sapevo che cosa avrei creato, ma in realtà evidentemente ero quello scoglio dove la nave doveva frangere perché nascesse una nuova realtà. E, dal punto di vista culturale, di tutela dei diritti fondamentali, non c'è epoca che non abbia conosciuto un interscambio fra le nazioni, anche quando le nazioni si scambiavano notizie, costumi e persone in maniera molto più lenta e in qualche modo invadente di oggi. Se noi pensiamo a due soggetti che in qualche modo hanno conformato la nostra cultura, Sant'Agostino, oppure un imperatore che per quello che ci riguarda, come Giustiniano, ha creato le basi del nostro diritto civile, dunque di quello che oggi noi riconosciamo come diritto fondante, l'occidentalità culturale e di diritto, uno era marocchino e l'altro era macedone. È vero che a quell'epoca c'era l'universalismo di Roma, ma era anche vero che i punti di vista culturali contavano e contavano moltissimo. All'epoca lo scontro non era tanto come oggi fra culture allogene o religioni allogene, ma fra basi culturali che in qualche modo conformavano delle diversità sostanziali, modi di vedere. C'erano i grecali, c'erano i romani, c'erano altre culture che in qualche modo si incontravano. Cosa accade oggi? Oggi accade qualche cosa di diverso, perché il movimento delle genti porta con sé delle problematiche di non poco conto. Il movimento delle genti porta con sé problematiche del movimento delle persone, del traffico delle persone, porta con sé il problema di conflitti che costano molto e moltissimo alle nazioni che vengono coinvolte. L'Italia fino adesso è rimasta fuori, esclusa in qualche modo dagli eventi più crudi del terrorismo, ma ciò non è detto che continui e ciò non è detto che sia per sempre. Quello che da un'ottica storica, da un'ottica della tutela dei diritti fondamentali è invece certo e sicuro è che tutto questo fenomeno non può e non deve essere arrestato, perché fa parte della normalità, per quanto ciò possa spiacere a qualcuno. Nella nostra cultura, la cultura italiana, si va in cerca del nemico di turno. In questo periodo non vorrei essere nigeriano, per quello che stiamo leggendo sui giornali. Fino a qualche tempo fa non avrei voluto essere di altre nazioni. Mi ricordo che per un lungo periodo degli anni Ottanta gli albanesi erano in qualche modo il fumo negli occhi di qualsiasi persona abitasse in una villa intorno alla Lombardia. Per un altro periodo sono stati rumeni. E la realtà è che invece, al di là dei movimenti migratori più meno controllati, in qualche modo più mal gestiti nell'emergenza in qualche modo, noi abbiamo visto, almeno quelli che come me hanno quasi 50 anni, cambiare la nostra società, le nostre città, riempirsi la nostra quotidianità di fatti che non provengono direttamente dalla nostra cultura, in molti casi in maniera del tutto armonica. Mi ricordo che da piccolo fui portato in quello che si chiamava il primo, perché era il primo ristorante cinese a Roma. Se oggi lo raccontassi a una persona di 20 anni forse non mi crederebbe nemmeno, penserebbe che sto prendendolo in giro. Cioè, immaginare che in un'epoca ci fosse un solo ristorante cinese a Roma, quindi qualcosa che oggi sembra del tutto normale. Cosa voglio dire con questo discorso? Che il problema non è l'alterità culturale, nemmeno l'incontro fra le culture, e tantomeno il problema del fatto che vengano anche tante persone.
successo all'impero romano, tanti goti e germani entrarono all'interno dei confini di Roma, furono poi loro a difenderli alla fine quando arrivarono altri barbari, quindi addirittura furono loro a combattere contro chi invadeva in maniera violenta l'impero romano e alla fine lo fece collassare su se stesso. E sono realtà storiche che in qualche modo, viste dalla profondità del passaggio storico, non sono altro che mi piacciono quegli studi che dicono che in ciascuno di noi c'è il DNA un po' di tutte le parti del mondo, e questo è sicuramente vero per tutti gli italiani, perché siamo una terra in cui più o meno sono venuti tutti sia a mangiare, sia a bere, sia a dormire che a fare l'amore, quindi in qualche modo hanno lasciato tutto ciò che insomma è conformante una nazione, conformante quella che neanche 50 anni fa qualcuno avrebbe definito razza. E quindi il problema reale è il problema del diritto, e gli studi sul diritto dell'immigrazione, soprattutto se condotti in maniera seria e senza pregiudizi, né da una parte né dall'altra, né che temano di sembrare troppo chiusi né che temano di sembrare troppo aperti, perché sono entrambi dei vizi del pensiero, e servono a realizzare, assolutamente concluso, servono a realizzare quella che è un'immigrazione che può proiettare il presente nel futuro e il futuro in se stesso. E quindi benvengano studi di questo genere, benvengano approfondimenti di questo genere, e soprattutto benvenga la fermezza di chi il diritto non solo vuole imporlo, ma poi nel momento in cui lo crea abbia anche il coraggio di discuterlo e poi di farlo rispettare.